Allora, salve, siamo qui per fare un'intervista relativamente alla fibromialgia al dottor Renato Carone, biologo e nutrizionista, che è titolare tra l'altro di un laboratorio, Laboratorio Biosalute, all'interno del quale si è sviluppata l'equipe con cui io sto collaborando a mia volta, che sta lavorando sulla fibromialgia ormai da 5 anni, vero Renato? Eh sì, sono quasi 5 anni, sì. Quindi è per me davvero un piacere, perché in fondo Renato per certi aspetti è proprio l'anima di questo progetto, quello che ha permesso di portarlo avanti e di arrivare a questi congressi a Firenze, che sono stati molto apprezzati e che hanno incontrato un pubblico, insomma, abbastanza numeroso. Abbiamo parlato di più di 100 medici alla prima edizione e altrettanto fra medici e non medici, psicologi, biologi, nutrizionisti, eccetera. Anche lì abbiamo parlato di oltre 100 persone. Tutti questi congressi sono stati resi disponibili su YouTube, quindi li potete anche andare ad ascoltare a parte, dove ci sono vari interventi di vari esperti in vari settori. Ma oggi ci concentriamo appunto con l'aspetto nutrizionale e non solo, relativamente a come si può migliorare la qualità della vita della persona fibromialgica attraverso, diciamo, una serie di accorgimenti e di attenzioni che poi non sono così piccoli, ma anzi hanno dimostrato nel tempo di dare risultati a volte estremamente significativi. Quindi lascio la parola al dottor Renato. Allora, ti ringrazio Roberto, grazie a tutti. Parlo oggi della fibromialgia, che è questo argomento anche tanto vasto e così, diciamo, difficile, soprattutto nella gestione del paziente, e noi studiamo appunto come poter aiutare il paziente a migliorare la sua condizione, spesso invalidante. E appunto questa è una patologia invalidante, è una patologia che si caratterizza in un corpo teso e rigido, con molti punti dolorosi, chiamati anche tender point. Insorgenza in una popolazione specialmente femminile tra 25 e 45 anni, e diciamo a livello clinico si presenta lodinia, iperalgesia e glossodinia. In realtà, perché è importante la nutrizione? È importante perché diciamo, mangiare in maniera corretta può ridurre fortemente i sintomi fibromialgici, ma soprattutto perché sapendo questa cosa, verificando questa cosa, i pazienti stessi sono coloro i quali per primi cambiano l'alimentazione. Un buon 30% dei pazienti cambiano la propria alimentazione per poter abbassare i sintomi della fibromialgia. In più, come sappiamo, i pazienti fibromialgici sono spesso vittima di intolleranze alimentari. Quindi ci sarà anche una, ed è da studiare, una correlazione tra intolleranze e sindrome fibromialgica. Peraltro bisogna anche dire che i pazienti fibromialgici soffrono spesso di disturbi alimentari. Vediamo nella nostra, diciamo, vita quotidiana da professionisti del settore sanitario il fatto che la fibromialgia vada spesso di pari passo con un BMI elevato. Bene, a livello professionale posso dire che dobbiamo cercare di approcciare la fibromialgia con delle diete, degli approcci nutrizionali particolari, che vanno studiati a seconda di quelle che possono essere le teorie che ci dicono perché il paziente è affetto da fibromialgia. In generale abbiamo varie teorie, tre delle quali, le più importanti, parlano di aumento dello stress ossidativo e delle citochine proinfiammatorie, una teoria diciamo correlata alla eccitotossicità del glutammato monosodico e dell'aspartame, e una terza teoria che riguarda il malassorbimento del fruttosio e di conseguenza l'abbassamento del triptofano a livello endogeno. Come lavoriamo? Proprio su questo tipo di teorie possiamo lavorare con delle diete che
migliorino la condizione fisica, proprio per esempio abbassando lo stress ossidativo e quindi abbassando, diminuendo queste citochine proinfiammatorie. E questo, ci sono vari studi che ci dicono come effettivamente si può riuscire a abbassare le citochine proinfiammatorie attraverso l'alimentazione, per esempio attraverso una dieta ipocalorica, che è sicuramente quella che più ha dato buoni risultati, ma anche una dieta low FODMAPs, o anche senza glutine, ecco. Poi è chiaro che questi sono approcci nutrizionali globali che vanno gestiti tra un professionista che sa la sua materia e il paziente, e non andrebbero fatti così a caso. Chiaramente poi sembrerebbe più semplice poi affrontare il problema della fibromialgia attraverso diete evitanti, per esempio attraverso l'evitamento di glutammato monosodico e di aspartame, che sappiamo sono le due molecole implicate in quella teoria dell'eccitotossicità del glutammato monosodico e di aspartame, no? Ma ancora si potrebbe parlare di evitamento del fruttosio, dei fruttani, del lattosio, del saccarosio, che innescano, come sappiamo, che potrebbero innescare il malassorbimento intestinale di fruttosio e l'abbassamento quindi conseguenze del triptofano. Ecco, e diciamo che parlare di nutrizione è sempre molto semplice, ma quando si parla di nutrizione clinica diventa un po' più complicato. Quindi è assolutamente importante che ci sia un confronto con un professionista della nutrizione che sappia affrontare questi temi così particolari, e bisogna evitare peraltro di fare le cose in maniera autonoma, perché per esempio sappiamo che spesso i pazienti fibromialgici assumono una serie di integratori alimentari, a volte anche in maniera scorretta, che possono dare degli scompensi nutrizionali, quando questi però non si affidano a un professionista preparato. Sono per esempio delle, a proposito di integratori, delle teorie o delle mode, no? Sappiamo che volta a volta ci sono degli integratori che riscuotono più successo di altri per un periodo, e improvvisamente un frutto, una pianta diventa, come dire, oggetto di attenzioni miracolose, a volte anche spinte in maniera anche forte a livello di marketing, ecco. Ti risultano cose assolutamente inutili o cose addirittura dannose, quindi in questo caso da evitare, a proposito di integratori? Allora, ci sono alcuni integratori che anche l'eccesso di questi non danno problemi a livello di salute, no? Però ci sono anche altri tipi di integratori che possono provocare dei danni. Mi riferisco per esempio all'eccesso di vitamina D, per esempio, che sappiamo che è uno di quegli integratori che funzionano sull'abbassamento dei sintomi della fibromialgia. Ci sono tanti integratori che possono funzionare. In realtà, purtroppo, ad oggi non abbiamo degli studi certi sulla validità degli integratori alimentari. Dipende dalle persone che assumono l'integratore, che possono avere più o meno un miglioramento nella sintomatologia, ma questo dipende anche dall'approccio a livello mentale che si ha nei confronti dell'integrazione. Quindi anche in questo caso io sono sempre per limitare l'assunzione di integratori alle cose più semplici. Mi riferisco per esempio al magnesio, appunto alla vitamina D. Si parla spesso di coenzima Q10, che è implicato nella limitazione dello stress ossidativo. Effettivamente, a livello teorico hanno sicuramente dei vantaggi, ma va approfondito l'argomento, chiaramente. Quindi, come sempre, bisogna affidarsi non solo a una persona, ma addirittura a un'equipe, e sarebbe meglio evitare il fai da te, che potrebbe basarsi su informazioni spot prese, diciamo, da fonti non del tutto attendibili, e magari portare sulla cattiva strada, o peggio, far perdere un sacco di tempo rispetto a un approccio più serio. Esatto, infatti io volevo spingere su questo concetto dell'equipe, dove per equipe intendiamo non vado dal santone che mi cura, ma vado da uno staff di persone che studiano l'argomento e lo approcciano in maniera scientifica. Mi riferisco in primo luogo al medico di base, che deve essere il nostro aiuto principale, che deve guidare
i pazienti verso l'approccio migliore per migliorare la propria patologia. E poi chiaramente la nutrizione per me chiaramente è ai primi posti, ma non perché ci deve essere un primo posto. Insieme alla nutrizione ci deve essere lo psicologo, ma anche il professionista del settore sportivo, perché sappiamo che tutte queste diciamo, professioni insieme possono aiutare il paziente a migliorare la propria sintomatologia. Non per ultimo, deve essere coinvolta la famiglia, e su questo sono molto fermo, perché la famiglia è la parte meno discussa, ma fa parte della patologia la famiglia, perché deve aiutare il paziente a affrontare i sintomi, soffre insieme al paziente dei propri sintomi, e quindi ecco, fa parte integrante del percorso del fibromialgico. Molto bene. Quindi diciamo, come sempre, riprendendo anche un pochino in coerenza con le cose dette dal dottor Borsini e dal professor Emmi, intanto il rivolgersi al medico di base, come sempre la prima base di partenza, e poi rivolgersi a un'equipe che possa integrare, conoscere la persona e focalizzarla. E infine, ecco, il coinvolgimento della famiglia è sicuramente un aspetto su cui poi torneremo con un'altra esperta appena riusciremo a intercettarla. È un aspetto su cui è importantissimo lavorare, perché poi si mangia insieme alla famiglia, si fa attività insieme alla famiglia, e la famiglia è quella che ci aiuta, ci sostiene, oppure invece potrebbe metterci in difficoltà se non capisce bene la natura di questa malattia, che vogliamo trasformare da un dolore incompreso e invisibile a un dolore compreso e ben visibile. Quindi no. Senz'altro stiamo cercando anche noi nel nostro piccolo di fare queste pillole di informazione, non per invitare le persone a dire ecco, seguite i nostri corsi e saprete come fare, ma semplicemente a stimolare la curiosità e a rivolgersi nella propria zona di dove una persona risiede, a cercare quelle che possono essere le equipe, che per fortuna ormai sono estese, diciamo, un po' in tutto il territorio nazionale. Ecco, nello specifico la nostra si trova a Firenze, alle spalle c'è proprio l'etichetta del laboratorio Biosalute. Non so se vuoi dire dove si trova, e comunque chi è interessato può scrivere nei commenti e verrà indirizzato al posto più vicino. Allora, noi siamo Laboratorio di Salute, è uno studio medico multidisciplinare che si trova a Firenze, in via della Villa Demidoff 49, vicino al centro commerciale nuovo della zona di Novoli. Siamo un'equipe affiatata di tanti medici e tanti professionisti del settore sanitario, giovani e anche meno giovani, un mix di competenze recenti e competenze anche sotto il punto di vista, diciamo, del vissuto professionale. Siamo pronti per acchiappare la sfida, sì. Bene, molto bene. Allora ringrazio davvero il dottor Renato Carone, e prepariamoci per altri incontri con altri professionisti, quindi rimanete collegati a questo canale, e se vi è piaciuto questo video condividetelo, perché molte persone soffrono di questo malessere e alcune di loro ancora non sanno di avere una malattia specifica, ed è importante che la vengano a scoprire. Quindi condividete e mettete un like, mi raccomando, segnatevi anche per avere gli aggiornamenti che presto arriveranno. Grazie Roberto, grazie a tutti. Grazie a te Renato.